Amici scacchisti, bentornati, finalmente ci vediamo. Oggi ho tante novità. La prima è che alla fine di ogni video vi porterò un libro di scacchi che vi spiegherò brevemente e vi farò appunto qualche piccola introduzione. Ma oggi iniziamo, come vedete, da una immagine, una foto molto molto emblematica. A sinistra abbiamo il futuro campione del mondo, siamo nel 2013, e a destra abbiamo Andrei Esipenko, quindi un piccolo ragazzino che sogna di diventare come il suo idolo. E oggi, al Tata Steel Chess Tournament, nella settima giornata, vediamo che questo si realizza. Quindi abbiamo Esipenko con i bianchi e Magnus Carlsen con i neri. Quindi abbiamo E4, C5, cavallo F3, D6, D4, molto aggressiva, cattura, ricattura di cavallo. Per adesso siamo in una partita classica siciliana. Cavallo F6, che minaccia appunto questo pedone. Dopodiché abbiamo A6 per bloccare appunto eventuali attacchi o spostamenti di pezzi da parte del bianco, alfiere E2 per poter appunto sviluppare l'alfiere e eventualmente arroccare corto, e E6 è un po' debole, ma comunque più che accettabile da parte di Magnus Carlsen. Dopodiché abbiamo alfiere E3 sviluppando un pezzo, E7 per arroccare corto, e Esipenko quindi adesso gioca la inusuale, molto molto tagliente G4, come nella variante Grob quasi, e a cui risponde Magnus Carlsen altrettanto aggressivamente con B5. Dopo B5 abbiamo l'attacco di pedone sul cavallo, che va ritirato ovviamente, che si piazza in D7. Dopodiché abbiamo A3 per contare appunto l'avanzata di pedone e avere più o meno la stessa cosa da parte di donna del bianco. Abbiamo cattura adesso, scusate, del pedone, e qua c'è un possibile cambio. E adesso Esipenko piazza la donna, quindi mossa molto forte, perché mette il bianco in una posizione in cui può arroccare da entrambe le parti, molto probabilmente dal lato di donna, dato che questa colonna è aperta, e soprattutto doppia l'attacco su questo alfiere. E adesso il nero adesso o difende ulteriormente oppure cambia, e Magnus decide di cambiare, quindi ricattura e dopo H4 che non è molto forte, perché sì, piazza la donna in posizione d'attacco, però l'attacco non è così forte da supportare, appunto da giustificare un tale spostamento, e Esipenko ignora l'attacco e contrattacca subito piazzando la torre su questa forte colonna G e attacca questo pedone, e questo pedone va difeso, e nel caso lui catturi si arrocca corto, e adesso il bianco ha veramente una posizione troppo forte per poter essere contrastata sì, ma il vantaggio di sviluppo è troppo forte, ecco, per il bianco. Quindi il campione del mondo decide di battere in ritirata, spingere il pedone in G6. Scusate, è la terza volta che faccio questo video, ho avuto tantissimi problemi con l'audio, col video, mi scuserete, sono un po' stanco, e dopo c'è la diretta L9, quindi arrocco lungo, adesso mi concentro e non faccio più errori. Abbiamo dopodiché ritirata appunto della donna, e F4 che è veramente un sasso lanciato in testa a Carlsen, come per dire: io attacco, adesso l'attacco è lanciato, adesso il primo che arriva la vince. E se notiamo, il vantaggio di sviluppo del bianco è comunque importante, molto più importante rispetto a quello del nero, quindi questo sasso è veramente ben lanciato. Abbiamo alfiere B7, posizionandosi appunto in fiacchetto su questa forte diagonale. Abbiamo re B1, che è una mossa
per evitare eventualmente cambi da parte del nero, della donna, che è una forte donna che potrà supportare l'attacco, e contemporaneamente si sposta da questa forte colonna che il nero può facilmente conquistare, eventualmente piazzando una donna, una torre qui. Dopo abbiamo cavallo c6, che forse è ovviamente forte perché sviluppa un pezzo, ma una mossa come una mossa di rottura come e se forse sarebbe stata forse più aggressiva, anche se poi apriva direttamente tutte le colonne e non so. Vabbè, bando alle speculazioni e varianti inusuali, insomma, non sono accadute. Continuiamo con cattura di pedone da parte del cavallo, e se fate pausa capite che questo sacrificio di cavallo è più che giustificato. Quindi prendetevi cosa 30 secondi per fare pausa e cercare di capire perché questo sacrificio di cavallo è veramente la mossa che dà una svolta alla partita per Resipienco. Fatto? Bene. Da notare che se questo cambio è rifiutato abbiamo cambio di cavallo, ricattura obbligata, e dopo abbiamo una potente forchetta qui sulla torre e sul pezzo catturato. Quindi cambio obbligato, qui adesso cattura di cavallo, ricattura e adesso forchetta. Ad ogni modo la forchetta era inevitabile, ecco. Anche da notare, scusate, piccola precisazione, che se il cambio appunto era rifiutato, mangiando qui, poi ci sarebbe stata comunque una forchetta qui. Dopodiché il cambio, insomma, ad ogni modo era perdente, ecco. Ho precisato comunque che era una variante che era sicuramente sfavorevole per Magnus Carlsen. Quindi il pezzo è stato catturato e adesso abbiamo donna c3, che appunto inchioda questi due pezzi. Inchioda nel senso che fa una forchetta, scusate, ho utilizzato male il termine, vi ripeto, ho fatto 3 volte di fila questo video per problemi tecnici, mi perdonerete. Quindi abbiamo arrocco corto, insomma salva un po' la situazione, e adesso il bianco va in parità di pezzi, ma comunque da un punto di vista posizionale ha guadagnato tanta tanta roba. E abbiamo D6 che prova a spezzare un po' questa partita attaccando il pedone, e vediamo un po' cosa può fare. Abbiamo ricattura ovviamente, e adesso la donna è minacciata. La donna è minacciata, ma attenzione qua, una forte forte mossa ancora una volta da parte di Sipenko minaccia la donna altrui. Minaccia la donna altrui, e da notare che se il nero cattura, poi l'attacco è troppo forte, perché abbiamo rischio di promozione con tanto di attacco. Quindi sì, abbiamo una donna catturata da entrambe le parti, ma comunque il bianco avrebbe un attacco micidiale. Continuiamo quindi con lo spostamento della donna in D8, così da bloccare comunque l'avanzata pedonale e questa minaccia sulla donna, e Sipenko la muove in B5 catturando un pezzo, e adesso comunque il nero può avere un minimo di controgioco con appunto il movimento della torre in B8 con tanto di minaccia su questa forte colonna e sulla donna. Abbiamo donna in C4 e adesso il nero può comunque creare una piccola minaccia con cattura in A3, e adesso il bianco non può catturare, se no ovviamente scacco. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo proposta di cambio di donne, perché da notare che se il nero rifiuta, giocando magari una variante come sviluppo del cavallo, abbiamo cattura, ricattura e poi cattura, e il bianco ha un vantaggio materiale schiacciante. Quindi cosa fa? Comunque lo scambio non sa da farsi per Magnus Carlsen, il campione del mondo, perché ovviamente se il cambio di donne si fa, poi l'attacco diventa leggermente imparabile. Quindi abbiamo la regina che si sposta in E8
e adesso può muovere la sua donna, la sua torre, scusate, Sipenko, che potrà supportare la difesa e contemporaneamente magari questo pedone passato. Vediamo. Abbiamo A4 per poter magari eventualmente poi andare qui e creare un forte attacco. E Sipenko risponde con torre A5, propone di cambiare pezzi ancora una volta, perché ricordiamo che l'attacco appunto comunque è più forte quando comunque il difensore ha meno pezzi. Tutta risposta rifiuta il cambio e si piazza su questa forte colonna doppiando le torri. E Sipenko rifiuta e dice noi tanto spingiamo in B3 e non c'è nessun problema. Dopodiché abbiamo una minaccia di donna, ritornata appunto la torre in B7 con questa minaccia, e Sipenko si sposta in C3. E cosa fa adesso il campione del mondo? Sposta la donna in D8. Sposta la donna in D8 e Sipenko, scusate, muove il suo alfiere minacciando questa torre e contemporaneamente conquistando questa forte diagonale. E Magnus rifiuta ovviamente di lasciarsi prendere la torre e gioca B4. Adesso C7, proposta ancora una volta il cambio di donna, che Magnus rifiuta e piazza la donna in F6. In F6, donna in F6 molto forte, perché da notare che cattura, ricattura e poi c'è ricattura ancora, scusate, e dopo c'è il matto. Ovviamente Sipenko se ne guarda e gioca torre A8 inchiodando questa donna, quindi tutto il trucchetto non funziona più. E adesso è obbligato a catturare Magnus, quindi ricattura, adesso l'attacco non è così forte perché l'attaccante qui diventa solo uno dopo il sacrificio di torre eventualmente. Quindi la donna si porta in F5 provando ancora una volta ad attaccare con la torre, e adesso il pedone è inchiodato come notate, ma Sipenko semplicemente muove il suo re in B2 e la situazione si è stabilizzata. Dopo abbiamo torre in B5 che appunto vuole riciclarsi in qualche modo, ma adesso abbiamo cattura di cavallo e adesso è praticamente persa la partita, perché il vantaggio materiale non può essere più riconquistato. Abbiamo questo pedone passato e difficilmente qua la posizione può essere tenuta da Magnus Carlsen. Abbiamo torre C5 da parte del campione del mondo in un ultimo disperato tentativo, ma dopo la solida torre C1, qui abbiamo cattura del pedone, ma dopo regina E8 scacco e il re in G7 ed infine la inevitabile promozione qui. Magnus Carlsen dice mi dispiace, ho perso, complimenti a te, no, in realtà ha stretto la mano e se n'è andato furioso conoscendolo, e quindi complimenti a Sipenko, che questo giovane ragazzino ha realizzato il suo sogno, insomma, per adesso, di battere il campione del mondo, se non sbaglio a 18 anni, quindi complimenti a lui. Prima di parlarvi di questo libro ho due cose da fare. Innanzitutto guardiamo un po' la classifica generale. Semplicemente i primi tre posti: abbiamo Firuja con 5.5, 18enne prodigio, Giri al terzo posto con Sipenko, appunto, con Van Forest e Caruana, e al terzo posto abbiamo Grandelius. E rapidamente commentiamo anche gli altri: abbiamo appunto Magnus Carlsen che fa una prestazione al di sotto del suo livello, con anche Maxime Vachier-Lagrave, francese, comunque al di sotto dei suoi standard, e all'ultimo posto abbiamo Donchenko che lì si è ritrovato per caso, perché al principio non doveva neanche giocare, è stato chiamato all'ultimo e non ha avuto il modo di prepararsi adeguatamente.
Penultima cosa, voglio dirvi che collaboro con la pagina Scacchi Italia. Ve la mostro rapidamente, è una risorsa veramente molto molto grande per quello che riguarda appunto gli scacchi. Qui potete chiedere qualche domanda, abbiamo dei puzzle, hanno dei puzzle, dei tornei organizzati che faccio tra esattamente 13 minuti sul mio live Twitch come ogni sera. Insomma, se amate gli scacchi, qui avete veramente video, avete risorse, avete vocabolari, insomma tante tante cose. Ovviamente è gratuito, il link ovviamente è in descrizione. E adesso finalmente vi parlo di Esame di Scacchi, un libro edito da Le Due Torri, uscito se non sbaglio circa 4 anni fa, ma comunque è molto molto valido. Cosa tratta concretamente? Abbiamo per esempio delle partite storiche e delle posizioni nel quale appunto ti dice qual è la mossa migliore, questa, questa o questa, e a seconda della risposta che dai, beh, ti fa capire a che livello sei a seconda della tematica, quindi molto molto utile. Vi consiglio di usarlo una volta ogni 2 mesi a periodi insomma frequenti ma stabili, così da vedere quali sono i vostri punti forti, punti deboli, e sapere appunto dove progredire. Vi lascio la descrizione completa e il link anche quello in descrizione. Spero di essere stato comunque esaustivo, mi fa molto molto piacere che finalmente ci vediamo, prima ero senza web, adesso finalmente ci vediamo, e niente, ci vediamo sempre su Twitch ogni sera, una volta a settimana circa su YouTube con un video completo come quello che ho fatto su il giovane Magnus Carlsen, sul giovane Kasparov a 10 anni. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao e iscrivetevi!